Anastasio è uno dei quattro finalisti di X Factor 2018. Giovedì 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago sfiderà i compagni Luna Melis, Naomi e Bowland nella finale in onda in esclusiva su Sky 1 canale 108 e su Digitale Terrestre al canale 311 e 11. Anastasio dalle audizioni alla finale di X Factor 2018. Già dalle audizioni, con un brano scritto da lui intitolato La fine del mondo, le rime di Anastasio conquistano la giuria. Non ho mai trovato una persona che scrive così a X Factor, commenta Fedez. E il rapper vola ai bootcamp dove propone un'esplosiva rivisitazione di Generale di Francesco De Gregori, che gli vale l'accesso agli home visit. Qui il 21enne di Napoli propone un altro inedito e Mara Maiorchi, alla guida della categoria Under Woman, lo vuole nella sua squadra. Anastasio, il rapper cantautore che scrive per esigenza, prosegue verso i live di X Factor 2018. Le audizioni di Anastasio. Anastasio riscrive Generale di Francesco De Gregori. Anastasio ai live di X Factor 2018. Ai live di X Factor 2018 Anastasio propone una cover dopo l'altra del cantautorato italiano, riscrivendo intere strofe in chiave rap, da C'è tempo di Ivano Fossati a Se piovesse il tuo nome di Elisa, passando per Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano. Il cantante degli Under Uomini di Mara Maionchi affronta dei mostri sacri della musica internazionale e convince con la sua versione di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Nel corso della semifinale di X Factor 2018 propone due brani molto diversi fra loro, mostrando tutti i lati del suo talento con La porta dello spavento supremo di Franco Battiato e Clint Eastwood dei Gorillaz. Anastasio canta C'è tempo. Anastasio, Se piovesse il tuo nome, la My Song di Anastasio. Anastasio in Another Brick in the Wall, X Factor 2018. L'inedito di Anastasio si può ascoltare su Spotify. L'inedito di Anastasio, che al quinto live di X Factor 2018 propone La fine del mondo. Il brano ascoltato alle audizioni è stato riarrangiato e modificato nel testo. Ho riscritto la seconda strofa per attualizzarla a oggi, spiega il cantante. Già dal primo ascolto Mara Maionchi è stata disturbata dalla canzone, spiegando che la musica serve proprio a questo, cioè a farti rivedere e ripensare a delle cose che hai lasciato in sospeso dentro di te. L'inedito di Anastasio. Anastasio ha 21 anni e viene dalla provincia di Napoli. Si appassiona al rap da solo, scoprendo di avere un talento inaudito per la scrittura. Fedez lo ha definito la penna migliore mai sentita a X Factor e Mara Maionchi lo ha voluto ai live show per le sue capacità cantautorale. Il suo talento consiste nel trasmettere immagini attraverso le parole. Appuntamento giovedì 13 dicembre con la finale di X Factor 2018 in diretta in esclusiva alle 21:15 su Sky 1.